Buonasera a tutti, bentornati a Casa Santa. Oggi ci troviamo al Palamanzoni per assistere alla prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie D. Assisteremo alla partita tra Sanda Speed Wiper contro Eurofed Castellanza. Un commento sulla partita, insomma, speriamo di vincere. Sarà una bella partita, speriamo di vincere. La squadra è molto forte, la metteremo tutta. Questa è la vera rivale, insomma, di quest'anno. Questa, sì, è il derby di quest'anno. Bene, un commento, insomma, sulla partita. Niente, loro sono un'ottima squadra, l'abbiamo già visto all'andata e penso che al ritorno siano anche migliorate un pochino queste ragazze. Però volevo dire una cosa: all'andata abbiamo vinto 3-1 giocando alla fine bene e mancavano due persone, che questa sera ci sono. Spero per loro che l'esito sia uguale a quello dell'andata, se no queste due persone non so se potranno rimanere a Casa Sanda. Chi sono queste due persone? Quiz di questa sera. Va bene, quindi tutti insieme. Forza Sanda! Chi mancava all'andata? Esito del quiz, io e Antonio Padovano, il nostro presidente. Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto bene, all'andata abbiamo vinto 3-1, lei mancava, presidente, io mancavo, la squadra ha vinto. Allora cosa vuol dire, devo andare via? No, mi hanno riferito dagli spalti che se dovessimo perdere probabilmente ci... È colpa tua. O colpa sua. No, io ero infortunato, non fatemi ricordare quella sera lì, perché ero lì che, sul mio divano, che soffrivo. Tutti e due infortunati, anche ero infortunato, quindi... Molto infortunato, la spalla era un dolore incredibile. E io comunque, dopo il primo set, ho ricevuto il risultato dalla Maura 25-12. Non volevo crederci, ho detto la Maura ha sbagliato a inviarmi il messaggio. Difatti dopo il secondo set mi sembra che abbiamo vinto 25-20, una cosa del genere, ho detto ma forse aveva ragione. Terzo set abbiamo vinto 25-21, una cosa del genere, adesso più di lì. Beh, risultato comunque di 3-1, fuori casa. Allora ho detto no, allora non aveva sbagliato inviarmi il primo risultato. Ho detto beh, c'erano le ragazze che qualcosa non andava. Differenza di qualcuno che pensava che all'inizio non avevamo la squadra per, tra virgolette, buona. Per essere competitivi in Serie D. Esatto, io invece ero più che convinto, anche con il risultato che ho ottenuto l'anno scorso, la stagione prima, il lavoro che ha fatto bene Andreino, il nostro direttore sportivo, per chi non lo sapesse, ero più che convinto che portavamo a casa quel risultato lì, specialmente dopo il secondo set vinto, infatti poi è finito 3-1 per noi. Questa sera non dico niente, speriamo. Partita comunque cruciale, sono probabilmente le nostre reali avversarie quest'anno. Beh, quello che dice la carta sì, di sicuro. Stasera è una partita da non 3 punti, di 6 punti. Cioè vincere noi questa sera metteremo su una bella ciliegina sul nostro tortone, c'è ancora tutto il girone di ritorno, che anche perdendo stasera manteremo 3 punti di vantaggio in classifica. Però so che giochiamo la pallavolo, si gioca una palla, le nostre ragazze ne hanno due. Penso che sarà una bella partita, ok? Va bene, grazie mille, presto. Monza, 28 gennaio 2012. Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno della Sanda, che conosce la prima sconfitta. Pesante nel punteggio, ma onestamente meritata. Castellanza ha giocato meglio di noi e con una grande determinazione, la stessa che aveva caratterizzato il nostro percorso fino ad oggi. Doverosi complimenti ad un avversario che nella gara odierna ci ha fatto capire ben poco. Sono partiti subito forte e noi riusciamo a rimanere attaccati a loro fino all'8 pari. Poi le streghe ci salutano e se ne vanno, 18-25 e sotto 1-0. Nel secondo parziale le cose migliorano un poco, sembriamo avere un po' più di continuità, ma riusciamo a stargli davanti fino al 18-16.
Poi si spegne la luce, 21-25 e 2-0 per loro. Nel terzo sembriamo solo la solita Sanda, 6-3, 8-3 e arriviamo fino a 17-11, ma poi un nuovo blackout. Ironia della sorte, prima delle gare avevano sostituito alcune lampade guaste nel Palamanzoni. Eravamo abituati veramente bene, questa squadra non perdeva da circa un anno e non ricordiamo da quando abbiamo perso l'ultima partita 3-0. Niente drammi comunque, è già ora di ripartire. Sappiamo benissimo che fa più rumore una foresta che cade rispetto a quella che cresce. Sabato a Milano, a un orario inconsueto alle 5, ci aspetta un team volley, Milano Team Volley. E questa gara ci dirà se questo è stato un episodio isolato, come tutti pensiamo. Niente drammi quindi e si guarda avanti. Dal Palamanzone è tutto, per Sanda Volley Sport News, Luciano Passoni e il Bassotto. Partita terminata, purtroppo abbiamo perso 3-0 contro Castellanza, ospite comunque speciale, abbiamo con noi Andrea Panceri. Ciao a tutti. Ciao Andrea, ex allenatore Sanda, l'anno scorso allenavi questa squadra e l'hai portata alla promozione, quindi è stata per te una grande soddisfazione l'anno scorso. Sì, sì, sicuramente, non solo l'anno scorso, io ho allenato la maggior parte di queste ragazze 3 anni, quindi è comunque una soddisfazione vederle giocare, vederle a questo livello. Partita oggi persa, insomma la prima partita stagionale che perdiamo, 3-0, abbiamo lottato, primo set diciamo che siamo partiti un po' contratti, poi... Sì, no... Oh. Ah, abbiamo con noi anche l'interprete, scusate... Non ve l'ho presentato, il nostro Andreino. Andrei. Cincin Andrei, bello, ti piace. Quando tradurlo per il pubblico cinese? Quindi può tradurre per cortesia come ha visto la partita oggi. Avvicinati per cortesia. Facciamo sentire il nostro pubblico, come si dice in cinese. Gioco poco ma gioco. Ok, il traduttore ha detto. Abbiamo giocato poco, ma bene. No, al di là di quello, cioè sicuramente la partita era una partita difficile, con la seconda in classifica. Io ho visto una buona squadra dall'altra parte che non ha fatto granché per vincere, diciamo. Invece il Sanda ha giocato secondo me un po' sottotono. Sottotono soprattutto in fase offensiva. Soprattutto i primi due set facevamo fatica a mettere palla a terra. Ma prendevano tutto, no? Esatto. E poi anche le situazioni di muro, cioè toccavamo poco a muro e quindi di conseguenza difendevamo poche palle. Andrea, veniamo un po' a te, insomma, quest'anno hai dovuto lasciare per motivi lavorativi. Sei andato qua vicino a lavorare, insomma. Sì, dietro l'angolo. Dietro l'angolo, dove? In Cina. In Cina. Infatti abbiamo il nostro interprete cinese proprio per questo, perché poi siete organizzati. I tuoi colleghi cinesi evidentemente vedranno la puntata sul nostro canale YouTube. Bene, quindi, il presidente della Cina? Il presidente della Cina? Non lo conosco. Sei sicuro che sei in Cina? Sì, non me l'hanno presentato. La bevanda più bevuta in Cina? Il tè. Sei preparato perché evidentemente quello lo so. Cos'è il tofu? Il tofu è una specie di formaggio di soia. Buono? Sì, loro lo cucinano in diversi modi, a me non mi fa impazzire, però è buono. La pallavolo in Cina la segui com'è? Sì, vedo qualche partita del campionato di Serie A cinese dove ci sono anche alcune giocatrici italiane. Diciamo che il livello. Veramente, ma sono famose oppure. Sì. Qualcune, non è che sono mille. Non c'è il posto. Si può avvicinare l'interprete per cortesia? Al sopra della number 9. Ok. Ok, c'è l'opposto. Però devo dire che il livello non è granché. Cioè ci sono due squadre fortissime, che una è praticamente la nazionale cinese e l'altra ha delle straniere di alto livello, però poi potresti fare praticamente l'allenatore alla nazionale cinese. E ci ho pensato. Però per il momento proponiamo Andrea come allenatore.
la zuppa quanto di costa un la patrimonio di costa all'incirca 50 euro. Addirittura una zuppa? Una zuppa di squalo. Però dicono che per gli uomini ha effetti. Vabbè, ok, ma siamo oltre. E da provare senz'altro. Sì, sì. La ragazza più cinese del nostro gruppo. La ragazza più cinese. Sì. I modi di fare. Che si avvicina di più. Tanto di... Martina. Martina, no, perché? C'ha gli occhi così. A Sapporo. Così. No, è la prima che mi è venuta in mente. Ma che modi hanno, insomma, le domande? Sono. Come si può dire? Totalmente diversi, cioè è una cultura difficile da spiegare. Sono totalmente diversi. In bicicletta? Sì, no. Soprattutto non chiedergli di mettersi il bikini. Assolutamente. Perché se tu gli dici di mettersi il bikini, diventano pavonazze e cominciano a. No. E si bruciano. Quindi sono timidissimi praticamente. E si bruciano, siccome sono timidi, diventano rosse. Si scottano. Bene, comunque grazie per questa tua testimonianza anche. Figurati, un mondo molto diverso da noi. Speriamo di rivederti allenare in Sanda, naturalmente. Spero anch'io. A presto. Ok. Va bene, grazie mille Andre. Grazie a voi. Ti ringraziamo ancora. Grazie, grazie. Ciao a tutti. Grazie. In cinese. Sheshe. 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 Vediamo di intervistare adesso il coach. Muro grigio alle nostre spalle, giornata grigia per la Sanda. Abbiamo con noi il coach. Grigio anche il tempo, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera, coach. Abbiamo perso 3-0, giornata storta, cos'è successo? Niente, non siamo riusciti a entrare in partita sostanzialmente e le poche occasioni che abbiamo avuto per così tenere un pochino le distanze dal punto di vista del punteggio non le abbiamo sfruttate. Mi riferisco al terzo set dove in vantaggio 19-13, esattamente. Non siamo riusciti a concretizzare un vantaggio che non era irrilevante. Anche primo set siamo partiti contratti. Primo set contratti, ma con delle giocatrici fuori partita, strano anche perché in settimana abbiamo lavorato molto bene, ribadisco, quindi non credo ci sia un problema di allenamento. Come sempre la componente psicologica nella pallavolo è altissima. Loro avevano motivazioni maggiori. Molto. Parlavo adesso con l'allenatore, mi diceva che erano mesi che aspettavano di fare questa partita. Erano caricati a mille. E lo si è visto in campo, per cui l'aspetto psicologico sicuramente ha fatto la differenza. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato sempre con la seconda in classifica e non a caso sono seconda in classifica. Però ecco, mi aspettavo perlomeno una partita giocata fino in fondo. Ecco, il rammarico è non aver giocato fino in fondo rispetto con le nostre capacità, insomma. Loro prendevano tutto comunque in fase difensiva. Molto, anche lì, come sempre quando perdi, capire dove sono i pregi dell'avversario e i tuoi limiti è difficile. Loro hanno preso molto in difesa, molto bene organizzate. Non posso dire che abbiamo fatto le opportune variazioni sulle direttrici d'attacco, sia come profondità di colpo che come direzione del colpo, per cui siamo diventati molto prevedibili. Terzo set sul 19-13 avevamo sia Eleonora che Ilaria dietro. In seconda linea e lì abbiamo pagato perché il posto 4 si è inchiodato, letteralmente inchiodato. Non avendo una ricezione per sfruttare al meglio i primi tempi, il gioco diventava scontato e come sempre uno. La differenza l'ha fatto probabilmente le motivazioni, gli errori. Motivazione sicuramente. E gli errori hanno fatto errori, la differenza. Gli errori e vabbè. Bisogna capire perché, però insomma. Partita. Può capitare, rimaniamo sempre primi in classifica. Rimaniamo sempre primi con 3 punti di vantaggio, però è chiaro che con un margine maggiore puoi affrontare il girone di ritorno più serenamente. Così ogni partita diventa ancora la lotta per il primo posto. Ok, un'altra domanda, coach, come mai nel terzo set ha tolto Biraschi? Tolto Biraschi perché
pur avendo giocato una buona partita fino a quel momento, si è vista proprio l'indecisione della giocatrice, una palla, un errore, una palla non tirata, una giocatrice che aveva sicuramente bisogno di riprendere fiato. La giocatrice che l'ha sostituita, a differenza di settimana scorsa, che quando è rientrata non ha sbagliato nulla, non è riuscita a fare, a cambiare marcia, diciamo così. Sì, certo. Sì, si sentiva un po' nell'aria, però insomma. Va bene, non, ci sta. Prendiamo questa sconfitta con stimoli positivi. Il campo dice sempre la verità, stasera meritavamo di perdere. Adesso, al di là di analisi, la barra, ecco. Vabbè, sicuramente di dobbiamo rimboccarci le maniche, però ripeto, motivazione loro a mille. Noi dovevamo sfruttare il fatto che giocavamo contro una squadra giovane, con i pregi e i difetti delle squadre giovani. Le squadre giovani, quando trovano, si gasano, trovano il giro giusto, diventano quasi infermabili. Ecco, tatticamente, scusi se lo interrompo, sì, la differenza che ha visto tra Castellanza di stasera e Castellanza della prima partita del campionato a ottobre? Beh, intanto all'andata loro avevano un'altra giocatrice che arrivava dalla Serie B, che ha fatto un grande primo set ma poi è crollata, per cui hanno giocato tutta la partita senza una, diciamo, punta di diamante. Stasera hanno trovato nella numero 12, che era una giocatrice